Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Buongiorno Verona Live. Oggi venerdì 2 luglio, giornata importante non soltanto perché scenderà in campo la nazionale italiana contro il Belgio, ma perché parliamo di spettacoli, eventi e iniziative. Ci teniamo a sottolineare appunto che anche queste iniziative servono per far ripartire non solo l'entusiasmo della gente, ma anche un motore economico della città. E a Verona arriverà il 10 luglio, quindi c'è ancora tempo, ma ne vogliamo parlare con largo anticipo, perché occorre anche prenotarsi. Arriverà un evento organizzato dall'associazione Interzona davvero particolare, si chiama Festival 626, perché appunto durerà dalle 6 di sera alle 6 del mattino, un viaggio alla scoperta di opere dislocate in giro per la ZAI, che durerà appunto dalle 6 del mattino, quindi di sera fino alle 6 del mattino, come dicevo, quindi un orario davvero insolito. Ne abbiamo parlato anche sulla testata Pantheon, ma per entrare un po' nel mood e nell'atmosfera di questo evento particolare, così originale e inedito, diamo il benvenuto alla prima ospite di oggi, Valeria Fantini, che è responsabile dell'ufficio stampa proprio di 626. Benvenuta Valeria. Grazie, grazie mille per insomma averci invitato qui, ci fa molto piacere. Ma assolutamente. E proprio come hai detto tu, per iniziare a parlare un po' di questo festival che ci sarà il prossimo weekend, la notte tra sabato e domenica nello specifico. E intanto un po' ti parlo, diamo le informazioni proprio di sì, base. Sì, assolutamente. E così, allora il festival sarà appunto dalle 6 di sera, dalle 6 di sera del 10 alle 6 del mattino dell'11, e si terrà in ZAI, in giro per la ZAI. E l'info point è al Parco Santa Teresa, quindi insomma diciamo che queste sono le informazioni di base. Poi nello specifico il festival in realtà è l'ultima azione di un progetto che noi abbiamo avviato già nel 2020, che è appunto il progetto 626, che è finanziato dalla Fondazione Cari Verona col bando Cultura in Rete, e che appunto prevede un grandissimo partenariato. Noi siamo i capofila, ma appunto abbiamo tantissimi partner, proprio perché volevamo fare rete con appunto il territorio. Ad esempio, appunto, per citarne alcuni, diciamo, i nostri partner sono ad esempio il Circolo del Cinema, Energie Sociali, Alaud e CSV. Esatto, e questo che state vedendo è il sito. Stiamo facendo vedere il sito ufficiale in modo tale che le persone da casa possano anche in qualche modo avere dei riferimenti, e poi vediamo anche i luoghi del 626, futuro ZAI, perché eccola qui, le conosciamo tutte, gli ex magazzini generali, le cartiere Fedrigoni, il cavalcavia di Viale Piave, e poi ancora l'ex manifattura tabacchi, l'ex mercato ortofrutticolo, il parco Santa Teresa, la zona della fiera di Verona, Viale del Lavoro, gli ex magazzini Eva, insomma immagini che conosciamo tutti e che sono proprio in questi ultimi anni, Valeria, come sappiamo, anche oggetto di una grande trasformazione. Quindi l'evento si inserisce anche in un momento particolare, perché avviene proprio in un momento in cui serve e occorre una riflessione estesa su questo quartiere. Esatto, e tra l'altro proprio lo scopo del nostro progetto era quello di reimmaginare la ZAI. Infatti si chiama 626 Festival di Immaginazione Urbana. Perché? Perché è nato anche proprio dalla storia di Interzona, perché noi ovviamente siamo attivi a Verona dal 92 e per 20 anni abbiamo avuto come sede prima la stazione frigorifera, poi il magazzino 22 ai magazzini generali. E quindi abbiamo già fatto, diciamo, questo processo, ancora magari inconsapevolmente all'epoca, però di reimmaginare un quartiere, e quindi lo volevamo riportare adesso di nuovo in questo processo di reimmaginazione del quartiere in ZAI. Infatti il 10 luglio cosa ci sarà? Ci sarà una ZAI come non si è mai vista, abbiamo detto, no? Nel senso, perché le persone che parteciperanno avranno una mappa e potranno fruire di una serie di contenuti, quali appunto opere, installazioni, performance, proiezioni cinematografiche, musica e contenuti artistici multimediali fruibili da QR codes che saranno piazzati in giro per la ZAI, e le persone potranno andare alla scoperta di queste opere appunto. Tra l'altro la cosa anche molto interessante è che appunto queste opere, queste performance sono state ideate o riadattate proprio con in mente gli spazi del quartiere.
quindi sarà proprio molto bello da poter vedere, molto insomma interessante. Un viaggio particolare che, come dicevi, presenta una selezione di opere di musicisti e artisti di riconosciuta fama internazionale, insieme a giovani artisti e compositori del territorio. Leggo proprio anche sul sito Daily, dove abbiamo pubblicato la notizia, tra cui Zeno Baldi, Andrea Belfi, Massimo Carozzi, Agnese Cornelio, Federica Furlani, gli impresari Autopalo, Andrea Grillini e Stefano Dalla Porta. Insomma, l'elenco è davvero, davvero lungo. Quindi, Valeria, dimmi se sbaglio, una mappa a disposizione per una sorta di viaggio lungo la ZAI, sarà un viaggio guidato, accompagnato, oppure ognuno avrà la possibilità di muoversi come crede? E poi quindi si arriva davanti a queste installazioni piazzate nei luoghi simbolo della ZAI e si potrà usufruire di contenuti multimediali proprio attraverso i QR code. Questo in sintesi, no, è il progetto. Esatto, anche se non ci saranno solo QR codes, cioè ci saranno anche delle installazioni dal vivo e delle proiezioni cinematografiche, quindi insomma sarà, sia dal, cioè ci saranno sia appunto installazioni digitali, ma non solo, ecco. E poi ci sono anche sei laboratori creativi, anche questo è un Allora, aspetto importante. è molto interessante perché ci sono stati sei laboratori creativi come parte del progetto. E però i risultati di questi laboratori creativi e di queste esplorazioni urbane si vedranno sempre durante questa serata del festival. Ad esempio, prima citavi Agnese Cornelio e Massimo Carrozzi, loro hanno ottenuto questo laboratorio di Field Recordings e hanno fatto una mappatura sonora della ZAI anche facendo interviste. E quindi il risultato di questo si vedrà la sera stessa del 10. Ma Siete stati non ci sarà. bravissimi. Prego, prego Valeria. Grazie. Vai, vai, vai avanti. Però questo, ma ci saranno appunto anche la possibilità appunto di fruire anche dal vivo di moltissime opere, installazioni, performance musicali, ecco. E siete stati bravissimi, dicevo, perché hai citato prima Fondazione Cari Verona, ma il frutto, diciamo, che potremo godere il 10 luglio, nella notte tra il 10 e l'11 luglio, è stato reso possibile grazie davvero a una serie incredibile di partner. Qui ne vediamo alcuni citati sempre dal nostro sito daily.it, Alaud, il Circolo del Cinema, la Federazione del Volontariato di Verona, Energie Sociali, Agile, Ashtart, Codice Inutile, Colorificio Croen, FabLab, Fedrigoni, insomma, FIAB, Accademia di Belle Arti, l'elenco è lunghissimo. Vuol dire che attorno ad un progetto culturale innovativo si riesce a fare anche aggregazione. Questo è un messaggio importante che dobbiamo dare. Sì, assolutamente. Per noi era appunto uno degli obiettivi fondamentali sia di questo sia di questo festival, ma del progetto, ma anche quello che poi ci ha permesso di poter fruire del finanziamento di Cari Verona era proprio questa forza del partenariato, perché ovviamente soprattutto poi, questo sempre, però soprattutto in questi momenti qua un po' di difficoltà, diciamo mondiale, si può dire, è molto importante fare rete e portare la cultura sul territorio insieme, insomma. Ricordiamo anche come partecipare, lo vediamo e lo leggiamo insieme in modo tale che ci sia chiarezza anche nella modalità di partecipazione. Per partecipare è possibile acquistare un welcome kit, 15 euro, contenente la tessera, la quota associativa chiaramente per l'associazione Interzona. E poi cos'altro, Valeria? Allora, innanzitutto appunto per partecipare è necessaria la tessera di Interzona. Per avere questa esperienza completa, appunto c'è la possibilità di acquistare questo welcome kit a 15 euro con compresa la tessera che è appunto 5 euro, poi c'è la tote bag del 626 con i nostri loghi e con il logo del 626, la mappa dell'evento, un poster dell'evento e una consumazione. Ricordiamo che c'è la possibilità di partecipare semplicemente all'evento senza anche il welcome kit, soltanto con il tesseramento all'associazione che è di 5 euro, è corretto? Però esatto, noi ovviamente Il consigliamo, per welcome come kit. l'abbiamo e per avere appunto l'esperienza completa di acquistare il welcome kit, che sarà acquistato sia presso l'InfoPoint di Santa Teresa, ma c'è aperta la prevendita e noi consigliamo caldamente di effettuare la prevendita adesso sul sito www.izona.it/626 proprio per evitare poi magari code sul momento, insomma, per essere un po' più liberi. Poi appunto comunque il welcome kit sarà dato la sera stessa, però avere la prevendita rende tutto un po' più snello, ecco.
Partiamo e chiudiamo questa bella chiacchierata. Ti ringrazio, Valeria, con l'elemento con cui abbiamo iniziato. Perché l'orario proprio dalle 6 di sera alle 6 del mattino, compreso l'orario notturno, ci si poteva limitare magari a un tardo pomeriggio fino alla tarda serata? E invece perché anche l'elemento appunto che coinvolge le ore della notte? Allora, diciamo che appunto è nato sempre proprio da questa voglia di riscoprire la Zai in un modo appunto diverso da quanto si fa di solito. E quindi rientra proprio in questo, in questa idea di immaginazione urbana, perché appunto solitamente la Zai comunque appunto il quartiere industriale un po' è più fruibile durante la giornata, invece noi volevamo fare appunto farlo fluire appunto in un altro arco di tempo. Poi ovviamente inizia alle 6, quindi se una persona vuole partecipare alle 6 del pomeriggio, cioè benvenuto. Noi non siamo contrari, anzi, assolutamente, però ci piaceva l'idea, insomma, di dare questo arco temporale un po' particolare. Ultima domanda, Valeria, come vi immaginate il futuro della ZAI? Visto che questo è un tentativo proprio di immaginazione urbana, come hai detto, qual è la speranza, l'auspicio per il futuro di questo quartiere che ha una storia molto importante e che, come dicevamo, è in una fase anche di ripensamento? Beh, allora noi senz'altro speriamo anche che con questo evento e con questo progetto diciamo che sia una riflessione collettiva sul futuro della Zai, cioè speriamo sempre di più che questi quartieri siano vissuti insieme e dalle persone, e dalle persone appunto, cioè speriamo che sì, la Zai possa appunto essere oggetto di una riflessione collettiva e possa appartenere sempre di più alle persone che vivono questa città, diciamo. E poi insomma, noi siamo anche alla ricerca di una sede, quindi se ci potrà essere anche una sede, E siamo speriamo che felici. possa essere l'occasione anche per trovare la sede. Valeria, sei stata gentilissima, ringraziamo appunto Valeria Fantini. Le prevendite sono già attive, quindi potete andare sul sito 626.it, acquistare la prevendita e poi il 10 luglio dalle 6 del pomeriggio fino alle 6 del mattino dell'11 potrete e potremo anche godere di un'esperienza davvero unica. Valeria, sicuramente torneremo a parlare di voi anche la prossima settimana. Intanto grazie per questo aggiornamento e per essere stata con noi su Radio Adige. L'ultima cosa, Sì, prego, prego. giusto per l'ultimo dettaglio, per chi volesse, appunto, per chi ha delle domande in più sul festival e non volesse magari farcele tramite social media, ma volesse conoscerci proprio personalmente, stasera e domani ci saranno degli info point sullo 626, stasera ai Preti dalle 19:30 alle 21, prima della partita, e domani, no, infatti, se no. Dopo la partita durante è difficile, durante la partita. E domani al Croen circa dalle 18 alle 22. Quindi se passate di lì, volete conoscerci, volete saperne di più, vi abbiamo intrigato, ci siamo. Benissimo, quindi un'occasione per incontrare le persone e dare informazioni in vista del 10 di luglio. Grazie Valeria, grazie mille per questo aggiornamento. Grazie.